che ho preparato io, perché 50 anni fa la Dante Alighieri ha fondato una scuola italo-calvino a Mosca. E quindi questo, in qualche modo, poi torneremo su questo argomento, questo indica la volontà della nostra società di far conoscere questo che è sicuramente uno dei maggiori settori del Novecento. E quindi abbiamo in qualche modo, sono stati mandati molti volumi di Marco Baldo, questa scuola media di Mosca, e anche queste locandine un po' illustrative, una sintesi ovviamente, non mi sono dilungato in aspetti critici approfonditi, magari non sarei neanche capace, però adesso dice un po' il percorso di Italo Calvino. Quindi abbiamo qui oggi a parlare, oltre al sottoscritto, per magari un po' me ne sono occupato, anche Filippo Pennacchio, che è un docente ricercatore dello IULM di Milano. Ecco, quando si organizzano incontri su uno scrittore, naturalmente bisogna andare a trovare la persona che abbia competenze. E io non avevo notizie precise di chi potesse oggi parlare di Calvino senza ripetere le solite cose, magari anche un po' imprecise. E allora mi sono rivolto dal direttore della saggistica dell'Einaudi, che non è una piccola frase lettrice, e mi ha fatto il suo nome, dicendo che è un giovane che ha studiato profondamente Calvino in modo innovativo, e allora l'ho subito reclutato, e quindi anche perché lo vedete qui. Bene, il secondo incontro, vedete che il titolo è Emilio Salgari, chi era questo? Perché? Perché i giovani di generazioni non lontane dalle mie, anche successive, Salgari lo hanno letto in abbondanza nella loro gioventù. Oggi si legge ancora Salgari? Non lo so, ho qualche dubbio. Ma poi la cosa interessante che pochi sanno è che i romanzi più noti di Salgari, a cominciare ovviamente dal Corsaro Nero, le avventure della giungla, eccetera, eccetera, sono stati scritti a Genova e pubblicati a Genova da un editore tedesco. E poi Salgari ovviamente è andato a Firenze, a Bempola, perché no. Però quello che è anche interessante è che questo editore tedesco, che si chiamava Donat, è rimasto in Liguria ed è andato a vivere in un paesino che si chiama Rocca Tagliata. Non so ancora di voi sa dove è Rocca Tagliata. Vabbè, allora, è nell'alta Fontanabuone, comune di Nerone, dove c'è i resti di un bellissimo castello dei Fieschi, su cui è stata anche pubblicata un'altra documentazione, e c'è l'asilo intitolato Antonio Donat, che evidentemente è ritiratosi in questo paese, che era quello delle origini della moglie, ha fatto della beneficenza, e c'è anche la sua casa tutto diroccato, quindi qui bisognerebbe fare anche un po' una riflessione su come l'entroterra ligure, soprattutto questo delle vallate, viene preso in considerazione, viene ignorato, perché indubbiamente vedere questi il castello dei Fieschi, ma scherziamo, è una meraviglia. Certo, ci sono dei ruderi, però sarebbe un motivo di attrazione turistica, come anche questa figura di questo editore che viene a Genova, pensate, portando prima il carretto, se c'era nei tempi passati l'abitudine di avere queste biblioteche circolanti, e lui era nato in questo modo, venne a Genova e Salgari viene attirato da questo editore, va a abitare a San Piandarena, ma non vi anticipo altro perché ci saranno poi Pino Boero e Carlaida Salviati che affronteranno questo argomento. Infine il terzo incontro, questo secondo è il 7 novembre, e il terzo riguarda il 21 novembre, quindi novembre abbiamo un plan, abbiamo l'inizio di una serie dedicata ai grandi scrittori liguri dimenticati. Perché in effetti ci sono alcuni grandi scrittori liguri dei quali non si sa quasi nulla, non si parla.